Restano gravi le condizioni della 59enne investita sul viale Regina Elena ieri sera alla Peugeot 206 che l'ha travolta, è stata sequestrata. Fari puntati sulle condizioni della strada e la mancanza di luce. Sono 9 gli interventi finanziari a Messina dalla Regione per sistemare alcune strade provinciali, oltre 17 milioni che arriveranno in città e in provincia. Solo un'alleanza in vista delle europee, ma Forza Italia resta aperta ad accordi con frange più moderate. A parlare l'assessore Bernadette Grasso che racconta l'accordo con De Luca in vista delle europee. Successo per la sfilata dei carri e delle mascherine per le vie del centro, Messina torna ad avere un carnevale. Per il prossimo anno lanciata la sfida di una manifestazione ancora più in grande. Con l'avvio della nuova stagione croceristica a Messina riprendono anche le attività della seconda annualità del progetto Accogli Me, previsto l'inserimento di minori provenienti da diversi paesi africani. Scia di incidenti questa mattina, una Toyota Yaris si è capovolta lungo la statale 113 nei pressi di Ponte Gallo, altro incidente in via La Farina all'incrocio con via Trieste. Allenamenti intensi per il Messina in vista del rush finale di stagione, l'unità di intenti e la forza del gruppo sono le armi vincenti di quest'ultimo brillante periodo.